viene a studiare al centro storico che ha un triplice aspetto, si rivolge al centro storico cercando di riportare i ragazzi in quelle famiglie di persone anziane o di persone sole che possono mettere a disposizione una o più stanze per la residenzialità degli studenti delle tre eccellenze che abbiamo a Frosinone, quindi Università di Cassino, Accademia delle Belle Arti e Conservatorio, ad un prezzo chiaramente calmierato. Lo studente può trovarsi la sera, una sera a cena chiaramente con delle persone anziane, con delle persone sole, o la mattina eventualmente prendere un caffè insieme a loro e poi andare all'università, all'accademia o al conservatorio e quindi creare quella forma di socialità della quale non soltanto il centro storico, ma qualsiasi città d'Italia ha sempre bisogno. Un'iniziativa importante che io ho salutato veramente con grande favore e devo ringraziare l'assessore Danilo Magliocchetti per averla ideata e tradotta in realizzazione. Penso che sia anche un'iniziativa sociale di alta valenza perché il centro storico è popolato anche da persone anziane che sono sole e che hanno la voglia di mettere dentro dei ragazzi anche per fare una chiacchierata la sera quando si finisce di studiare, magari condividere un caffè la mattina. E quindi è anche un'operazione con un'alta valenza sociale, quindi a noi fa tanto piacere e questo è l'ennesima testimonianza che la nostra amministrazione è vicina al centro storico di Frosinone, a quelli che sono i suoi abitanti.